quindicesima edizione per i festeggiamenti del Natale di Roma organizzati dal Gruppo Storico Romano. Obiettivo ricordare con una serie di eventi ed iniziative le origini della nostra città, che da piccolo insediamento fondato sul Palatino è diventata la Caput Mundi, ovvero la più grande città del mondo allora conosciuta, il cui dominio durò più di 1000 anni. Roma suscita ancora un fascino e un'ammirazione senza eguali nel mondo e lo scopo dell'associazione è quello appunto di mantenere sempre vivo questo interesse nei confronti della nostra città, come ha sottolineato Sergio Iacomoni, presidente del Gruppo Storico Romano. Noi vogliamo rilanciare questa festa che ormai sono 2500 anni che la fanno, poi la fanno magari in tono minore, in tono maggiore, un po' discorso politico, un po' discorso economico, un po' ci sono diversi discorsi, però noi comunque è una festa che facciamo a spese nostre quest'anno, quindi volendo, se i cittadini amano la città, possono fare qualcosa per la città. Il programma per l'intera giornata del 21 aprile prevede il coinvolgimento di aree archeologiche come il Circo Massimo e Via dei Fori Imperiali. 1600 rievocatori appartenenti a 42 associazioni culturali provenienti da 9 paesi europei. Una lunga passeggiata che attraverserà, contornata da due lunghissime ali di folla, Via dei Fori Imperiali, passando accanto al Colosseo, al Teatro di Marcello, in pratica il cuore pulsante dell'antica Roma. Altrettanto numerosi saranno gli spettatori che nel pomeriggio affolleranno il Circo Massimo per assistere alle esibizioni delle varie associazioni partecipanti. Presente alla conferenza stampa Mariano Malavolta, docente di storia romana all'Università di Roma Tor Vergata. Sono impressioni visive, no? Di questo contesto monumentale così impressionante, unico, eccetera. Per noi italiani c'è anche la riscoperta di, per esempio, di alcuni elementi del nostro modo comune di parlare, del nostro lessico, no? Che si nascondono in queste cose che vediamo, no? Sentendo parlare, per esempio, non so, di Piazza Navona, dello stadio di Domiziano, eccetera, e i più curiosi cercheranno di approfondire, no, questo linguaggio connesso con l'attività spettacolare del mondo antico, e quindi riscopriranno nella loro lingua molte cose che sono rimaste da allora, no, da più di 2000 anni a questa parte.